Quella sera, nonostante il maltempo, dagli aeroporti del Nord Africa decollò l'82esima divisione aviotrasportata americana. Nel settore della settima armata i paracadutisti dovevano atterrare fra Niscemi e Gela per preparare una testa di sbarco alla fanteria. Ma la bufera, l'oscurità e una generale confusione dispersero i paracadutisti su un fronte di 100 km. Nel settore inglese soltanto 12 alianti atterrarono vicino agli obiettivi di Siracusa e Pachino. 47 caddero in mare e molti paracadutisti finirono sotto il fuoco dei difensori. L'Italia è una penisola lunga e lo fu ancora più lunga dal 1943 al 1945, quando divenne un immenso campo di battaglia. Dal sud al nord, da Palermo a Torino, i combattimenti infuriarono lungo tutto il territorio nazionale. Questa giornata di Rai Storia vi racconterà questa lunga risalita della penisola da parte degli eserciti alleati. E lo farà a partire da una data, quella del 10 luglio 1943. Quel giorno gli alleati sbarcano in Sicilia. La guerra arriva sull'uscio di casa. Fino allora si era combattuto in Russia, si era combattuto in Africa, si era combattuto in Grecia. La guerra era stato un episodio lontano e che teneva in apprensione perché c'erano i propri cari che combattevano laggiù. Adesso no, adesso le cose cambiano perché la guerra è qui, la guerra è in casa. Un partigiano, portami viva. London Calling, Italy. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Attenzione, vi leggiamo ora messaggi speciali. Io mi sento di morire, seppellire. Il governo italiano ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. Ciao, bella, ciao, 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 e seppellire. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una notte, quando dello sbarco, ero dentro una casa e quindi mi venne gli occhi, c'è un buco, e guardato di questo buco vedo i campali di un soldato. Allora, credendo che erano tedeschi, allora io, non sapendo parlare tedesco, chiamai Joe, come on Joe, I want to talk to you. Well, come in here. Allora si presenta un nero. Hey Joe, open the door. You talk American? Yes, I talk American. Open the door. Apri la porta. Dico, ma what do you want you? Che cosa vuoi tu da me? Open it, apri. E allora ho aperto la porta, vedo un nero. Apro già questo nero, tutti si ribellarono, i ragazzi e tutte quelle che erano in dentro. Si mette. Allora mi ha detto, you want to come with me? Vuoi venire con me? What? I want to show something, ti voglio fare vedere qualche cosa. Dico, senz'altro, come verrò? Senz'altro. Arrivato di questo posto dove sono andato, trovai un tavolo dove c'erano tante carte geografiche. Dici, you know the Dutch people? Dico, no, nobody else. Non ci sono tedeschi qua, dico. In every one, if you want to find one man, he can find. Se tu vuoi trovare un uomo, non lo puoi trovare, perché i tedeschi, everybody is gone. Dico, tutti se ne sono andati. Se siete verso solo qua, e basta. Sì. Lo faccio al balcone e vedo che c'era tutto il mare pieno di navi e già delle ombre che strisciavano. Cominciano a sparare. Dico, mamma mia, dico, qui si mette male. Ho detto a mio fratello, andiamo via. Dice, ma no, aspettiamo un po'. Se non che, come mi affaccio un'altra volta, c'era il militare di là sotto e mi fa, signorina, ancora qui siete, andate via. Verso mezzanotte mio padre apre la porta e vide il finimondo. La campagna tutta che bruciava, il cielo pieno di tante stelle, sembravano rosse.
su carrozze erano arancioni, azzurre, e poi c'erano riflettori che partivano dal mare e illuminavano tutta la campagna che si incrociavano. Questi riflettori. Il terrore, lo spavento, perché sempre le cannonate aumentavano. Nella trincea si sente una voce. Signor tenente, dice, siamo accerchiati. Questo povero tenente aveva 8 giorni che faceva la guardia. E allora il poverino si aveva messo a letto appena, aveva preso un po' di sonno. Allora quello si sveglia, questo l'ho inteso tutto con l'orecchia mia. Dice, ma come, dice, siamo accerchiati. Dice, disgraziate che siete, dice, sparate, dice. Rod Stevens è un affermato designer americano che negli anni 30 ha progettato le più belle barche a vele d'America. Barche diventate famose per l'eleganza delle linee e per la loro straordinaria velocità. Nel 1942, pochi mesi dopo l'ingresso in guerra degli Stati Uniti, Stevens viene chiamato dall'esercito americano. Gli viene chiesto di creare un mezzo anfibio che possa far sbarcare efficacemente le truppe americane sulle coste europee. Ogni guerra ha le sue armi. Ogni guerra inventa gli strumenti più adatti alle circostanze. Per gli alleati, attaccare l'Europa occupata dai nazisti vuol dire arrivare dal mare. Bisogna trovare il modo di far sbarcare sulle coste truppe, approvvigionamenti e armi. Rod Stevens si mette al lavoro e dopo poche settimane dalla sua matita esce il cosiddetto DKV. Di tutte le sue creature sarà la meno bella, la meno elegante, la meno veloce, ma forse la più importante per il suo paese. Ciascuna lettera del nuovo mezzo segnala una sua caratteristica tecnica, ma quel nome, DKV, è difficile da pronunciare. Così per tutti sarà semplicemente Duck, l'anatra. Strane bestie queste anatre, barche a 6 ruote, mezze navi e mezze camion, che appaiono per la prima volta sul suolo europeo nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943. Bisogna che non appena questa gente tenterà di sbarcare, sia congelata su quella linea che i marinai chiamano del bagnasciuga, aveva detto Mussolini pochi giorni prima al direttorio del Partito Fascista. Quello che il Duce chiama erroneamente bagnasciuga sono le coste della Sicilia, mentre questa gente sono gli alleati, che a giugno si sono già impadroniti di Pantelleria, di Lampedusa, di Linosa, e in quei primi giorni di luglio puntano decisamente verso le coste della Sicilia. Quella che gli alleati stanno per effettuare in Sicilia è la più imponente operazione di sbarco dell'esercito mai messa a punto fino ad allora. Il suo nome è Operazione Aschi e consiste in un poderoso attacco. 180.000 uomini lungo 160 km di costa tra Alicata e Siracusa. Nei giorni precedenti lo sbarco, gli aerei alleati già sorvolano la zona. A copertura dell'operazione terrestre sganceranno nelle settimane successive centinaia di bombe. Ma per il momento dal cielo arrivano soltanto centinaia di migliaia di volantini di propaganda che invitano i soldati italiani e la popolazione a desistere dai combattimenti. Lo slogan è molto chiaro: perché morire per Hitler? L'Italia è stremata da 3 anni di guerra. Gli alleati sono gli avversari. Eppure, per molti, quei soldati che sbarcano nella notte tra il 9 e il 10 luglio sono già i liberatori. Così li vede chi si è sempre opposto al regime, ma anche chi pensa che per la causa di una guerra voluta da Hitler l'Italia abbia già versato abbastanza sangue. La profezia di Mussolini è disattesa. Le anatre americane non vengono fermate sul bagnasciuga. La 7ª armata americana del generale Patton e l'8ª armata inglese del generale Montgomery invadono la Sicilia, città dopo città. Il 14 luglio occupano Ragusa, il 17 è la volta di Agrigento. Il 22 luglio gli alleati entrano a Palermo. La rapidità e l'efficacia con cui gli alleati si impadroniscono dell'isola accelera la caduta del regime. Mentre l'avanzata è in corso, a Roma, il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo destituisce Mussolini e una lunga pagina della storia italiana si chiude. La più grande flotta che avesse mai solcato le acque del Mediterraneo si era data appuntamento nello stretto di Sicilia. A destra, il convoglio che portava l'8ª armata inglese del generale Montgomery puntava sulle coste sud-orientali dell'isola.
A sinistra, diretto verso le coste meridionali, il convoglio che trasportava la settima armata americana. Erano complessivamente quasi 1500 navi da trasporto e oltre 1800 mezzi da sbarco. 280 navi da guerra facevano da scorta ai due convogli che portavano 160.000 uomini, 14.000 veicoli, 600 carri armati, 1800 cannoni. 4.000 aerei erano allineati nelle basi nordafricane. Comandava la settima armata americana il generale Patton, una delle figure più caratteristiche della guerra. Il 9 luglio mattina improvvisamente si levò un vento fortissimo e una violenta bufera sconvolse il Mediterraneo. Qualcuno propose di tornare indietro, ma l'operazione ormai era scattata. L'operazione si risolse in un disastro. I paracadutisti furono in gran parte eliminati prima del mattino. Il mare intanto si era inaspettatamente placato e nel settore orientale le navi da guerra aprirono il fuoco. Gli inglesi dell'ottava armata furono i primi a prendere terra. Un'ora dopo che le navi erano entrate in azione, le avanguardie del trentesimo corpo sbarcavano dai mezzi d'assalto sulla penisola di Pachino. Seguivano a ritmo accelerato, fra Avola e le spiagge a sud di Siracusa, le prime ondate del tredicesimo corpo britannico. Ciò che stupiva gli invasori era la quiete che regnava su quelle coste. Le due o tre batterie che in certi punti avevano risposto al fuoco erano subito state ridotte al silenzio dai tiri combinati delle navi. Perciò gli sbarchi avvenivano quasi ovunque senza combattere. Nelle prime ore del mattino, mentre sulle spiagge era un riversarsi continuo di automezzi, carri armati, cannoni, i reparti più avanzati marciavano già sulle strade dell'isola diretti verso i paesi dell'interno. Intanto sulle coste sud-occidentali avvenivano gli sbarchi degli americani. All'alba presero terra a Scoglitti i fanti della 45esima divisione. Non trovarono alcuna resistenza. Il nome della prima città incontrata era come un augurio. Ma sulla sinistra la flotta americana che si era avvicinata senza sparare per sorprendere i difensori fu avvistata alle prime luci dell'alba e le batterie italiane aprirono il fuoco. Sottoposte al fuoco delle artiglierie navali, le postazioni italiane resistettero tenacemente fino all'esaurimento delle munizioni. Davanti a Gela, gli sbarchi della prima divisione americana continuarono al riparo di cortine fumogene, ma stranamente senza alcuna protezione aerea. Nelle deboli e isolate trincee, i reparti costieri italiani non potevano resistere a lungo. Presto la battaglia s'accese nelle strade della città, dove un contrattacco italiano fu respinto a fatica. Alle 8 del mattino, gli Stukas tedeschi piombarono sulla testa di Colombo.
Senza appoggio dell'aviazione e privi di mezzi corazzati e di artiglieria pesante ancora a bordo delle navi, gli americani vennero a trovarsi in una situazione critica che peggiorò nel pomeriggio. La flotta subì gravi perdite, ma verso sera finalmente cominciarono a sbarcare i primi carri armati e i primi cannoni. Intanto le forze italo-germaniche si raggruppavano a nord di Gela per convergere sulla testa di ponte e ricacciare in mare gli americani. Mannschaft und mitgeführtes Kettengrad unterwegs zum befohlenen Einsatzraum. La divisione Livorno attaccò il mattino dell'11 luglio. Allo scoperto, sotto il fuoco degli americani trincerati alla periferia della città, gli italiani avanzarono fin quasi alla spiaggia. La divisione Göring partì più tardi, su tre colonne con 60 carri armati. Quando gli americani ne udirono rombare i motori e sferragliare i cingoli, si sentirono tremare il cuore. Così confessarono loro stessi dopo la battaglia. Alle 11:30 la situazione era così critica che il comando della settima armata americana mandò alla prima divisione l'ordine di tenersi pronti per il reimbarco. Il fuoco di sbarramento dell'artiglieria navale arrestò gli attaccanti. Quando il generale Patton scese a terra dopo il mezzogiorno, il momento critico era passato. Prima di sera, italiani e tedeschi si ritirarono sulle colline dell'interno. Il generale von Zenger, futuro comandante dei tedeschi a Cassino, che aveva assistito alla battaglia da un'altura a 8 chilometri della città, si rese conto che la Sicilia era perduta. Quarantott'ore dopo lo sbarco, le teste di ponte dell'ottava armata inglese da Pozzallo a Capo Murro di Porco e della settima armata americana da Scoglitti a Licata erano ormai saldamente organizzate. Respinto a Gela il contrattacco delle divisioni Livorno e Göring, la settima armata si congiunse presso Ragusa con l'ottava, che nel settore orientale continuava ad avanzare senza difficoltà. Il generale Montgomery aveva due obiettivi: proseguire a ovest d'intesa con gli americani e avanzare a nord-est per impadronirsi dei porti della costa ionica fino a Catania. Ad Avola gli inglesi incontrarono un gruppo di soldati americani col viso sporco di nero fumo. Erano i paracadutisti superstiti del lancio avvenuto la notte fra il 9 e il 10. Qui gli italiani avevano fatto un tentativo di resistenza, poi molti si erano nascosti nelle case, altri erano stati fatti prigionieri. Andarono a ingrossare le file dei loro commilitoni catturati nei primi due giorni. Tutti venivano condotti sulla costa e imbarcati sugli stessi mezzi serviti all'invasione. Nel Nord Africa li attendevano i campi di concentramento. A
Avanzando sulla sinistra verso la testa di ponte americana, gli inglesi occuparono Noto. Su ogni città conquistata issavano la bandiera della vittoria e non avevano rapporti con gli abitanti. Le strade che vedevano passare le colonne di un esercito famoso erano quasi vuote. I siciliani stavano chiusi in casa, dietro le porte e le finestre sbarrate. Diffidavano di quegli sconosciuti e per il momento stavano a vedere. Siracusa era già stata occupata la sera del 10. Prima che gli inglesi attaccassero la città, gli italiani avevano fatto saltare le batterie costiere e contraeree e incendiato i depositi di carburante. Poi si erano arresi. La rapida conquista di Siracusa fu decisiva agli effetti delle operazioni, perché gli alleati poterono subito utilizzare il grande porto e le sue banchine. Anche ad Augusta il porto rimase pressoché intatto. Non appena le avanguardie della quinta divisione inglese si avvicinarono alla piazzaforte, l'ammiraglio Leonardi fece saltare le difese, i magazzini e l'arsenale. Tutto diviene assurdo e confuso quando le cose volgono al peggio. Le catastrofi militari, sotto questo punto di vista, si somigliano. Il quarto giorno dell'invasione segnò l'inizio del disgelo fra soldati e popolazione. A Palazzolo Acrei degli inglesi della 51esima divisione catturarono un treno carico di farina che i tedeschi avevano razziato dai magazzini comunali e dalle fattorie e che nella fretta della ritirata avevano dovuto abbandonare. Il comando ordinò di distribuirla alla popolazione. Per gli alleati fu un colpo propagandistico. Da allora i siciliani cominciarono a mostrarsi meno diffidenti. Aspettavano l'arrivo delle truppe all'ingresso dei paesi, si raccoglievano in gruppi ai lati delle strade osservandone il passaggio e quando una colonna si fermava in mezzo all'abitato la circondavano con applausi e sorrisi. L'accoglienza era ancora più calorosa dove arrivavano gli americani, forse per il fascino del mondo nuovo che li accompagnava. Il 13 luglio, sulla strada di Augusta, il generale Gotti Forcinari, comandante della divisione Napoli, cadde con il suo stato maggiore nelle mani degli inglesi. Proprio quel giorno la divisione aveva ricevuto l'ordine di contrattaccare nel settore di Augusta. Il comando d'armata si trovò quindi costretto a ritirarla prima che gli inglesi la cerchiassero. I prigionieri furono ugualmente molti, ma il generale Guzzoni riuscì tuttavia nella manovra di raccogliere su una linea più ristretta le forze rimastegli. Così, nella seconda metà di luglio, alle soglie della piana di Catania, l'impeto offensivo dell'ottava armata urtò contro una resistenza inaspettata. Intorno al ponte di Primo Sole, sul fiume Simeto, fu combattuta la battaglia più violenta di tutta la campagna di Sicilia. Paracadutisti inglesi e tedeschi se ne disputarono per qualche giorno il possesso. Il ponte passò più volte di mano. I tedeschi non riuscirono a farlo saltare e infine dovettero abbandonarlo. I famosi diavoli verdi che Hitler aveva mandato sul fronte siciliano per ricacciare in mare gli alleati si avviavano anch'essi verso i porti d'imbarco e i campi di prigionia. Catania non distava ora che 10 chilometri, ma per vari giorni il 13° corpo dell'ottava armata inglese non avrebbe fatto grandi progressi oltre il fiume Simeto. Sulla sinistra, intanto, il 30° corpo britannico occupava Caltagirone e Piazza Armerina, mentre la 7ª armata americana, vinta la resistenza delle truppe italiane davanti ad Agrigento, iniziava una rapida avanzata nella Sicilia occidentale. La rapida avanzata della 7ª armata americana verso Trapani e Palermo non isolò completamente le truppe italiane che si trovavano nella Sicilia occidentale. Sfilando davanti alle avanguardie del generale Patton, reparti delle divisioni Aosta e Assietta riuscirono infatti a congiungersi con le rimanenti forze italo-germaniche che si ritiravano ordinatamente. Si poté così costituire da Santo Stefano di Camastra alla Piana di Catania una prima linea di resistenza che per alcuni giorni rallentò l'avanzata anglo-americana.
Gli attacchi dell'ottava armata britannica continuarono fino alla fine di luglio. Poi Montgomery decise di intensificare l'offensiva sulla sinistra nel tentativo di prendere Catania per aggiramento. Il paese di Regalbuto, alle falde dell'Etna, venne occupato dai canadesi il 1 agosto. Centuripe era considerata il perno della linea di difesa per la sua posizione elevata. Cadde il 3 agosto. Due giorni dopo fu presa Paternò. La situazione dei difensori diventava sempre più insostenibile. Il 25 luglio aveva aggravato la crisi dei reparti superstiti della Sesta Armata italiana, mentre i tedeschi avevano avuto l'ordine di passare al più presto sul continente. Mister Bianco era l'ultimo caposaldo a ovest di Catania. Cadde senza resistenza. Crollato il fascismo, i siciliani ormai consideravano gli invasori come degli amici. In Sicilia era difficile credere alle parole di Badoglio sulla continuazione della guerra. Tutti capivano che si trattava di una frase dietro la quale c'era la volontà di far la pace. Nei paesi liberati la gente cominciava a manifestare le proprie opinioni. Superate le ultime resistenze, il 5 agosto le avanguardie del 13° Corpo britannico entrarono a Catania da ovest e da sud. Ora gli alleati disponevano di un nuovo grande porto, ma per il momento esso serviva soprattutto per lo sgombero dei feriti, che erano stati numerosi tra le rive del Simeto e l'Etna. Con la conquista di Catania, la campagna di Sicilia era praticamente chiusa. Entrambi gli eserciti ne uscirono molto provati. In 38 giorni gli italiani avevano perso 140.000 uomini, in gran parte prigionieri, i tedeschi 37.000, in gran parte morti e feriti, gli alleati 31.000. Contrariamente a quella che divenne un'opinione diffusa, la campagna di Sicilia non fu una passeggiata militare. Per celebrare il 70° anniversario della liberazione della Sicilia dal nazifascismo, quest'anno siamo andati a visitare il Museo dello Sbarco di Catania, in un'area riqualificata della città chiamata Le Ciminiere. Uno spazio unico in Italia, dove la terribile esperienza della guerra e della liberazione è resa più che mai realistica da ricostruzioni uno a uno di alcuni scorci siciliani del 1943. Nel Museo di Catania ci aiuta a ripercorrere le fasi dello sbarco e della liberazione della Sicilia il professor Ezio Costanzo. La decisione di invadere la Sicilia inizia a Casablanca nel gennaio 43, quando Roosevelt e Churchill si riuniscono e decidono di invadere la Sicilia. Questo estremo lembo meridionale dell'Europa nazi-fascista. Nel maggio del 1943, le forze armate italiane avevano già ricevuto i primi segnali che un possibile sbarco degli alleati avrebbe potuto aver luogo in Sicilia. Ma non vi era alcuna certezza allora, nonostante le incursioni alleate nell'isola si fossero sensibilmente intensificate. Nei mesi precedenti lo sbarco, la popolazione civile aveva subito anche parecchi bombardamenti da parte delle forze alleate. L'Italia era in guerra e quindi era, come dire, nella sua naturalezza delle cose subire questi bombardamenti. Questa è la ricostruzione di un rifugio antiaereo. Erano dei luoghi angusti, dei luoghi puzzolenti, dei luoghi in cui appunto mancava la luce. In questi rifugi antiaerei la gente sapeva quando entrava, non sapeva quando uscire, perché la paura dei bombardamenti era davvero tanta.
Questa è la ricostruzione qui al Museo Storico dello Sbarco in Sicilia di Catania di una delle piazzette che abbiamo visto prima e che adesso è completamente distrutta dai bombardamenti. La strategia dei bombardamenti a tappeto è una strategia messa in atto dal British Command inglese, dal colonnello Harris, detto anche il macellaio, che cambiò completamente, diciamo, il corso della storia dei bombardamenti, perché i bombardamenti da quel momento in poi venivano indirizzati sulla popolazione civile e non erano più dei bombardamenti mirati agli obiettivi militari. Questa è una ricostruzione di un bunker, di una casamatta ricostruita al Museo dello Sbarco in Sicilia. Da questi bunker i soldati dell'asse sparavano e cercavano di ributtare in mare i soldati anglo-americani. Di queste strutture la Sicilia è ancora piena. Le truppe di Montgomery dell'ottava armata britannica avanzano lungo la costa orientale della Sicilia per raggiungere Messina. Nella fascia centrale i canadesi avanzano per conquistare Leonforte, Assoro, Agira. La fascia invece occidentale, gli americani arriveranno a conquistare Palermo. Patton conquista Palermo e inizia la marcia verso Messina, costeggiando l'area tirrenica della Sicilia. Nello stesso periodo Montgomery invece è bloccato lungo appunto l'asse orientale dell'isola dai tedeschi, che ostacolano appunto la sua corsa verso Messina. Al centro i canadesi conquistano e combattono aspramente ad Agira, a Leonforte, a Regalbuto. Dopo la conquista di Palermo del 22 luglio, il generale Patton si avvia a conquistare Messina. Arriverà per primo, vincendo questa corsa contro il rivale alleato Montgomery, che invece è costretto a combattere ancora davanti alla città di Catania contro gli agguerriti falcimiaghe di paracadutisti tedeschi, e starà appunto impegnato fino al 5 agosto. Gli italiani e i tedeschi rimasti, pressati dagli alleati, arretrano a Messina e il 16 agosto iniziano ad evacuare in Calabria oltre 100.000 uomini e migliaia di pezzi di artiglieria in una memorabile operazione chiamata l'Air Gang. Sembra l'inizio della fine, ma le cose andranno diversamente. Il 17 agosto si conclude la campagna di Sicilia. Non è stata, così come era previsto dai vertici militari anglo-americani, una semplice passeggiata. La resistenza delle forze dell'asse è stata durissima e alla fine della campagna di Sicilia si conteranno, entrambi gli schieramenti, quasi 15.000 soldati morti. Se è vero che le onde del mare raccontano la storia degli uomini, allora questa è la storia di un irrequieto soldato americano che il 10 luglio del 1943 sbarcò in Sicilia per stare accanto alla morte ed essere così vicino all'eternità. In Sicilia, in quei giorni, vi sono inviati eccellenti. C'è pure Phil Stern. A 23 anni e qualche tempo prima si era arruolato volontario nell'esercito degli Stati Uniti.
Nel suo zaino porta l'attrezzatura fotografica fornita dal Signal Corp dell'esercito. 2,35 mm, una Contax e una Leica, e una Rolleiflex 6x6. Si accovaccia per proteggersi dai pezzi di metallo volanti. Osserva la costa mentre l'imbarcazione si avvicina alla spiaggia. Poi giù, assieme agli altri soldati, che corrono e sparano, mentre lui fotografa. This is on the beach, landing, and the... Quello che può sembrare nebbia, in realtà è fumo. Veniva provocato volontariamente dagli americani con delle cartucce particolari che una volta esplose producevano fumo in modo che non diventassimo bersagli facili per i tedeschi. La strada che da Gela conduce a Comiso è disseminata di corpi senza vita di soldati tedeschi. Stern non esita a mettere a fuoco quelle immagini di morte che scorrono davanti ai propri occhi. Con la sua Contax è pronto a cogliere quegli istanti. È lì per questo, per documentare e raccontare la guerra. Nelle immagini di Stern non c'è solo il documento storico. C'è pure lo sguardo attento, vigile, ma discreto, verso tutto ciò che sta attorno a quei drammatici momenti. C'è la gente. C'è il momento di relax del soldato. C'è lo sguardo smarrito dei ragazzi in guerra. C'è l'abbraccio dei contadini e i sorrisi delle persone. A volte sento che tutta questa storia sia stata un brutto sogno o che forse l'ho letta in un libro. Non posso credere che alcune delle cose che ho passato siano vere. Io non conoscevo la guerra, ma una volta dentro l'unico modo per sopportarla era di non pensarci. Se tornassi indietro non lo farei più. È stata una decisione stupida arruolarmi volontario nell'esercito. Molte persone non si salvarono ed io posso solo ritenermi fortunato di essere sopravvissuto. Voglio solo dimenticare. Il 10 luglio è importante non solo dal punto di vista militare. Quella data segna un passaggio cruciale. Quello che allora veniva definito il fronte interno, cioè la solidarietà del paese nei confronti della nazione in guerra, si era spezzato, si era rotto. Gli scioperi del marzo del 1943 segnarono il distacco dell'opinione pubblica, in particolare della classe operaia, nei confronti della guerra e nei confronti del regime. Partì allora quella che viene detta la congiura monarchico-badogliana, cioè il tentativo del re di dissociarsi da Mussolini, il tentativo del re di salvare in qualche modo la monarchia, rompendo questo legame ventennale con il fascismo. Da questo punto di vista non ci sono dubbi, il 10 luglio del 1943 è, come dire, l'evento che immediatamente precede dal punto di vista cronologico, ma anche dal punto di vista delle casuale, il 25 luglio del 1943 è l'arresto di Benito Mussolini. La sua defenestrazione è la via dei 45 giorni in cui il maresciallo Badoglio fu chiamato a sostituire il dittatore che dopo 20 anni aveva lasciato il potere. Quello che voi vedete in questo quadro sono le fotografie dei 29 gerarchi che il 24 e il 25 luglio 1943 parteciparono alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, quella che provocò la caduta di Mussolini e la fine del regime. Del Gran Consiglio, oltre Mussolini naturalmente, faceva parte tutto lo Stato Maggiore del fascismo. C'erano i quadrumviri della marcia su Roma, anzi i due quadrumviri superstiti, c'erano il presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il presidente del Senato, il presidente dell'Accademia d'Italia, del Tribunale Speciale, i ministri, il segretario del Partito Nazionale Fascista, i presidenti delle varie confederazioni corporative, quelle dei lavoratori, dell'agricoltura, del commercio, dell'industria ed altri. Questo che vedete è l'ordine di convocazione firmato dal segretario del partito, Carlo Scorza. Il momento in cui si riunisce il Gran Consiglio
È un po' il momento della resa dei conti del fascismo, dopo 20 anni di retorica, di parole d'ordine altisonanti, di luminosi destini imperiali. Di fronte al bilancio fallimentare del regime, coloro che in realtà sono tra i maggiori responsabili della crisi, della rovina in cui si trova il paese, quelli che abbiamo chiamato i 29 tiranni del Gran Consiglio, cercano soprattutto di salvare se stessi e lo fanno in due modi, riversando sugli altri le proprie responsabilità e scagliandosi contro i propri avversari all'interno del partito. I discorsi che i gerarchi pronunciano al Gran Consiglio sono ancora improntati alla vecchia retorica, al vecchio gusto delle frasi reboanti, ma ormai non ci crede più nessuno. Tutti, chi più, chi meno consapevolmente, sono convinti che questa riunione del Gran Consiglio significa che il fascismo è sepolto, sepolto, condannato dalla storia e dalla coscienza popolare. Questa è la sala del Pappagallo a Palazzo Venezia, dove si svolse la riunione del Gran Consiglio del Fascismo. Dietro quella porta c'è lo studio di Mussolini, una volta di Mussolini, e con il famoso balcone. Erano quasi le 5 pomeridiane del 24 luglio 1943. La riunione era stata voluta da un gruppo di gerarchi, tra i quali Grandi e Bottai, per esaminare la situazione e per decidere sul da farsi. La storia di questa convocazione è nota. Ho aderito alla richiesta di alcuni camerati che hanno ritenuto fosse loro dovere esporre a me, personalmente, il loro punto di vista sulla situazione del paese. Per questo è saltata fuori questa idea del Gran Consiglio. Però, nel particolare momento che stiamo attraversando, questa riunione acquista una particolare importanza. Occorre parlarsi in modo chiaro ed esplicito. È indispensabile che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. La situazione è questa. Dal preciso momento in cui gli Stati Uniti si sono affacciati nel Mediterraneo con tutta la schiacciante superiorità dei loro mezzi, la guerra è entrata in una fase estremamente critica. Quella che sembrava un'ipotesi assurda, l'invasione del suolo nazionale, si è purtroppo verificata. Da questo punto di vista si può dire anzi che la guerra per noi è cominciata 10 mesi fa, quando, per colpa di un evidente tradimento, il nemico riuscì ad affondare nel Mediterraneo quelle 70-80 mila tonnellate di benzina indispensabili alle nostre truppe per effettuare il balzo decisivo oltre El Alamein. Da quel momento l'iniziativa è passata al nemico. Crollato in Africa il fronte difeso da Rommel, abbiamo perso la Cirenaica, la Tripolitania, la Tunisia e infine Pantelleria, che era stata addirittura inventata da me come vero e proprio paracarro contro il traffico nemico nel Mediterraneo. Mussolini, in un estremo tentativo di difesa, finge di ignorare che il Gran Consiglio è stato convocato per metterlo sotto accusa e parla della disastrosa situazione militare, scaricando le colpe della tragica sconfitta sui militari e sul popolo italiano. In modo ambiguo, il dittatore evita il vero problema: se lui debba abbandonare il potere, ma ne pone un altro, se lui debba continuare o no la guerra. Lo Stato Maggiore era sicuro di poter stroncare ogni tentativo nemico sulla prima fascia costiera entro 48 ore dallo sbarco. Questo mi è stato ripetutamente e fermamente assicurato. Stanco, evidentemente sofferente, fece più volte cenno che arrivasse rapidamente alla conclusione. Se nessuno ha più niente da dire, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo ai voti. Metto ai voti l'ordine del giorno del partito? No. Gli ordini del giorno saranno votati secondo l'ordine di presentazione. Apro la votazione sull'ordine del giorno Grandi. Fate l'appello nominale. Acerbo? Sì. Albini? Sì. Alfieri? Sì. Calella? Sì. No. Sì. No.
Sguardo! Astenuto. Ringali? No. Risultato della votazione. 19 voti favorevoli. 8 contrari. E 1 astenuto. L'ordine del giorno Grandi è approvato. Signori, con quest'ordine del giorno avete aperto la crisi del regime. La seduta è tolta. L'ordine del giorno Grandi è l'atto formale che il re aspetta per poter fare ciò che da molto tempo medita di fare, sostituire Badoglio a Mussolini. Mussolini invece non si rende conto bene di ciò che gli capita intorno. Non capisce nemmeno che il fascismo ormai praticamente è morto. E in questa sua incomprensione del momento storico è il germe della futura guerra civile. Ma passiamo a Villa Savoia. Erano le 16.30 di domenica 25 luglio. A Villa Savoia, che vedete là in fondo, residenza di Re Vittorio Emanuele III, c'era da qualche ora una insolita animazione. Nel primo pomeriggio erano giunti qui in gran fretta il ministro della Real Casa Acquarone, il generale Cerica, comandante in capo dei carabinieri, l'ex capo della polizia Senise. Era arrivato anche un plotone di 50 carabinieri che era andato ad appostarsi là dietro, nascosto. C'era una certa agitazione anche perché l'avere anticipato l'udienza del re a Mussolini di 24 ore aveva obbligato tutti ad affrettare i preparativi per l'esecuzione del piano. Ma passiamo senz'altro con le immagini all'interno di Villa Savoia. Generale, senta. E siccome non so come il duce potrà reagire, mi faccia un favore. Resti di fuori dietro la porta durante tutto il colloquio. E in caso di bisogno intervenga. Va bene, maestro. Il duce non sospetterà nulla arrivando. No, maestra. Gli uomini incaricati di fermarlo prenderanno posto durante l'udienza. La macchina su cui lo faranno salire è un'autoambulanza. Eccolo. Generale Puntoni, lasci la porta aperta. Mi raccomando. Sì, maestro. È stata una riunione abbastanza lunga, quasi 10 ore. L'ordine del giorno Grandi, che Vostra Maestà conosce, è stato approvato. Sì, sì, lo so, con 19 voti. Sembra che molti però stiano aprendo gli occhi. Ho qui con me una lettera di Cianetti, con cui Cianetti ritira la propria adesione. Non che abbia molta importanza. L'ordine del giorno rimane un fatto interno. Anche se ovviamente terremo conto di certe indicazioni. Eccellenza, fu sempre un ordine del giorno votato dal Gran Consiglio. Io devo tenerne conto in massimo grado. In queste ultime ore gli avvenimenti hanno preso una piega imprevista, dolorosa. Una deliberazione del Gran Consiglio mi obbliga a prendere certe misure. Vostra Maestà non deve sentirsi obbligata in nessun modo. Il Gran Consiglio è un organo consultivo, non impegna nessuno. Nel 28 ve l'avevo detto, Eccellenza, legalizzare l'autorità suprema del Gran Consiglio. Una mossa pericolosa. C'era lo statuto. Se Vostra Maestà desidera che io le rimetta la delega del Comando Supremo, anche secondo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno votato questa notte. Mi dispiace,
Mi dispiace, ma questi sviluppi imprevisti, dolorosi, mi obbligano a compiere un passo. Devo chiedervi le vostre dimissioni, Eccellenza. Le mie dimissioni? Da Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho già dovuto prendere accordi per la successione. I maggiori consensi sono per il maresciallo Badoglio. Anzi, virtualmente, il maresciallo Badoglio è già entrato in funzione. Erano le 17.30 del 25 luglio 1943. Mussolini venne condotto a tutta velocità verso la caserma dei carabinieri in via Quintino Sella a Roma. Da pochi minuti l'uomo che aveva portato l'Italia alla disperazione è prigioniero. Da pochi minuti e dopo 21 anni di governo ininterrotto, egli non è più il presidente del Consiglio. Secondo le parole del comunicato radio che dette la notizia al mondo alle 10.45 della sera, egli è oramai soltanto il cavalier Benito Mussolini. Nessun italiano, neppure un fascista, scenderà nella strada per difenderlo, tanto che uno storico ha potuto concludere che mai regime cadde sotto il peso di così unanime condanna. E quando tu sarai nella battaglia, un nome solo Italia, quel bacio mio ti raggiungerà. Come ricordi il 25 luglio? Lo ricordo benissimo perché era domenica, io ero un redattore del Resto del Carlino, un giovane redattore, sono stato il primo che ha ricevuto la notizia della Stefani, l'ho letta con un mio collega che si chiama Luigi Chierici e mi sono messo a urlare. L'ho portata in redazione, volevamo fare un'edizione straordinaria, ma non c'erano ancora gli operai che venivano i tipografi a mezzanotte, allora si cominciava a lavorare solo a quell'ora. E ricordo la gente per le strade che gridava, e ricordo la notizia letta alla radio da Arista, che era l'annunciatore ufficiale, quello che leggeva anche i bollettini di guerra. E ricordo che il giorno dopo ci fu una manifestazione di fronte alle finestre del giornale con la gente che urlava pennivendoli venduti e volevano i ritratti di Mussolini. E l'amministratore, che si chiamava Carlo Pelloni ed era altro che oculato, disse: dategli le fotografie ma tenete le cornici e i vetri perché possono servire ancora. Attenzione! Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, Sua Eccellenza il Cavaliere, maresciallo d'Italia, Pietro Badoglio. Il fascismo è in frantumi e i fascisti si sono squagliati. Badoglio proclama: per ordine di Sua Maestà il Re e Imperatore, assumo il governo militare del paese con pieni poteri. La guerra continua. La notte del 25 luglio avevamo notizia che il Re aveva licenziato Mussolini, costituito il governo Badoglio, con nome che aveva già circolato tra i probabili candidati, ma l'annuncio della fine della guerra non venne, venne il fatale annuncio della guerra continua, che dimostrava una politica di compromesso e doppio gioco fatta. Tuttavia quell'annuncio
provocò una manifestazione popolare gigantesca, cioè il popolo che non è intervenuto prima del 25 luglio, intervenne la notte del 25 luglio e intervenne allargando lo spazio aperto dall'iniziativa Reggia, facendo penetrare le masse popolari accanto ai bandiera rossa. E questo diede un certo significato, impedì il compromesso re fascisti e obbligò Badoglio a agire in un certo modo, creò le condizioni in cui ci muovemmo durante i 45 giorni. A Milano l'antifascismo si organizza nel Comitato Milanese di Coordinamento delle Opposizioni. Io ho partecipato alla prima riunione del Comitato Milanese, anzi ho steso io il programma. Andando a Roma, io andai a Roma subito il 27, e con me vennero da Milano altri esponenti, e ci trovammo di fronte alla realtà romana, che era di un ateismo, del resto motivato, argomentato, no? E noi invece portammo l'annuncio dello sciopero generale e portammo le rivendicazioni più urgenti, cioè da noi stessi, non fu un'operazione fatta, noi stessi dall'insieme del programma milanese ricavammo alcune rivendicazioni urgenti che erano lo scioglimento del partito fascista, l'arresto dei gerarchi fascisti, eccetera, la liberazione dei detenuti, che per noi è il punto principale, perché avevamo in carcere migliaia di compagni, Longo, Paglietta, Scocimarro, Terracini e tutto il nostro quadro maggiore, poi c'erano gli altri, c'era Neni che stava in combinato, c'era Pertini, c'era Baule del Partito d'Azione, Ernesto Rossi, insomma volevamo liberare questo, che era un po' lo stato maggiore dell'antifascismo italiano, e avevamo in fondo il nemico in mano, un ostaggio prezioso. E poi la restaurazione di libertà democratica e libertà di stampa. Tutto questo inquadrato in una richiesta generale di pace e di armistizio immediato. Il governo imbavaglia la stampa, ripristina la censura e ordina. Evitare critiche a uomini e fatti del passato regime. Non riportare notizie di disordini interni. Non insistere per ora sul tema della liberazione dei detenuti politici. Luigi Gedda, inascoltato, chiede a Badoglio di affidare al personale dell'Azione Cattolica l'amministrazione delle associazioni giovanili e assistenziali fasciste, la direzione della cinematografia e le trasmissioni radiofoniche. Per controbattere la propaganda sovversiva del fuoruscitismo comunista, favorita dalle radio straniere, le quali fanno opera di disfattismo. Sono disposto a trattare con Casa Savoia o Badoglio, sempre che costoro siano capaci di far fare agli italiani ciò di cui abbiamo bisogno per i nostri obiettivi militari. Così telegrafa Churchill a Roosevelt nel luglio 43 e aggiunge: obiettivi che sarebbero certamente ostacolati dal caos, dalla bolscevizzazione e dalla guerra civile.